col mister ci siamo incontrati, abbiamo parlato, abbiamo chiarito tutti i nostri, tra virgolette, dissapori degli ultimi anni. Per me, ho sempre detto, non c'è nessun problema, sapete la stima che ripongo in questo allenatore, e non è mai stato un segreto per quanto mi riguarda. Io non ci avevo dissapori, io sono rimasto male che c'era un esonero, poi per i motivi penso che ho sbagliato io, però è successo, poi rimanerci male è normale. A Pescara mi sono sempre trovato bene, a prescindere, a parte che ci sono rimasto male sull'ultimo avvenimento, però era sempre una piazza dove pensavo che si può costruire, pensavo che devo dare ancora qualche cosa ai pescaresi. Bisogna cercare di arrivare meglio possibile in questo momento è terzo posto. Però secondo me non è decisivo, nel senso che io l'anno scorso ho fatto playoff dalla prima partita e penso che alla squadra lungo riposo può solo nuocere. Non vuol dire che voglio arrivare settimo o ottavo, però io ripeto, io vorrei arrivare terzo. Io spero che anche la squadra vuole arrivare terza, e per fare terzi bisogna lavorare tanto e giocarsi tanto. Lescano è più d'area di rigore, Vergani può giocare anche qualche cosa di fuori. Le valutazioni sono quelle, a parte che ci possono essere anche altri tipi di giocatori nel mezzo. Poi bisogna provare e riprovare. Forse rispetto all'anno buono a Pescara siamo troppi buoni, è scelta difficile fare per me. Non ho chiesto nulla se non quello di rivedere il nostro calcio, quello che piace a noi, poi i risultati sono una conseguenza. Se dovessero arrivare attraverso il bel gioco, attraverso il fatto di far divertire il pubblico, magari rivedremo anche l'Adriatico pieno. Sicuramente una sconfitta è indiscutibile, cambiare allenatore durante l'anno per tutte le società, non solo per il Pescara. Però poi bisognava fare una scelta, la scelta è ricaduta su un solo nome, che era quello che oggi è davanti a noi. Chiunque allenatore viene esonerato, penso che non sia un bene per la società, perché è una scelta molto probabilmente, non la definisco sbagliata, ma in un percorso che molto probabilmente ti aspetti qualcos'altro, questo qualcos'altro non è avvenuto. Ma io presidente lo vedo sempre uguale, cioè nel senso che come era è ora. 10 anni di più che vi deve portare lo stesso, e il direttore lo stesso. Un po' più grasso il direttore. No, tu mica ti sei alleggerito.